Ciao a tutti ragazzi dal vostro Gino Smile su The Binding of Isaac Rebirth. Allora, la scorsa volta abbiamo fatto una run col random, ci è capitato Lazzaro e ci siamo divertiti davvero molto. Stavolta non vorrei rischiare, andremo direttamente col personaggio che voglio giocare, cioè con Eden, e lo faremo in modalità normale, non c'è bisogno di fare la hard perché l'ho già fatto e non ci guadagno davvero nulla, quindi giochiamo a modalità normale. E speriamo di avere un buon inizio con Eden. Ovviamente la risposta è no, partiamo con Magneto, attrae gli oggetti, ecco le Pinking Shears che non è male, ma solamente due cuori blu e Speed Down come pillola. Siamo nel Cellar, le nostre statistiche non sono entusiasmanti, ma almeno possiamo avere quella roba gratis. Magneto attrae gli oggetti, l'ho già detto, e invece quello che fa l'altro oggetto che ho, quello da usare, lo vedremo contro il boss, che sto per andare a visitare in questo momento, perché non vale la pena di aspettare. Grazie. Spero che questa cosa di Magneto non mi rovini l'esistenza più avanti, perché potrebbe succedere. Grazie per la Golden Key. Widow. Allora, separa la testa dal corpo. Il corpo fa un sacco di danno ai nemici. E io volo per una stanza. Roid Rage. Più velocità e più range, che non è male, visto che è ancora piuttosto corto il nostro range. Ma la velocità è molto buona. Ora, questa stanza è super lenta, perché c'è un sacco di gente dentro. Il danno sembra non essere male. E per ora Magneto ci ha solamente fatto favori. Quindi forse non è così male. Ripeto, nella parte finale del gioco è quello che fa la differenza. Perché se dovessi arrivare a un punto in cui sto cercando di mantenere la mia invincibilità col Polaroid e lui per sbaglio mi fa raccogliere cuori rossi, mi rovina un po' la vita. Ma vedremo. È ancora presto per farsi questo genere di problemi. Tutto sommato potrebbe essere più utile che dannoso. Speriamo solo di metterci meno di 21 anni a finire questa stanza, che strapiena di nemici. Forse lui è l'ultimo. Sembrerebbe di sì. E ancora una volta non andiamo per la boss rush, perché non ne vale la pena. Se c'è bisogno, la faremo. Ok, Little Haunt. Fa esattamente quello che fanno questi nemici, cioè insegue l'obiettivo e a volte lo spaventa. Quando si ricorda che deve attaccare i nemici, anziché stare fermo vicino a me. Grazie. Qui otterremo quasi sicuramente una carta, infatti, speriamo che sia buona. Judgment. Ok, mi spawna un beggar. Può essere o uno normale o un demon beggar. Vedremo quando la useremo. Qui non mi costa nulla. Dovrei comprare il Soul Art, visto che ho 5 centesimi e non ho molta altra vita, quindi sì. Praticamente stiamo facendo una run da Blue Baby in questo momento, in quanto a vita. E se non trovo, ho possibilità di avere più cuori rossi oppure altri cuori blu, la Devil Rune che otterrò praticamente di sicuro adesso non mi servirà a nulla, perché non potrò comprare niente. Speriamo. Ah, dai, davvero. È una pessima run, secondo me, questa qui. Bumfriend prende i soldi al posto nostro. Ogni tanto ci lascia qualcosa in cambio. Niente di troppo stupefacente o utile. Vediamo se saprà rendersi utile in qualche modo. Ecco il boss. Ma non ci voglio andare finché non ho almeno un altro cuore blu. Se no, davvero è sprecata la Devil Room. Oddio, potrebbe anche essere una di quelle con le tre casse rosse, oppure con Krampus, però non voglio rischiare di non potermi permettere oggetti e poi avere dopo delle inutili Angel Room. Dai, forza. Anche se non ci siamo riusciti a battere Mega Satan qualche episodio fa, non penso che questa run evolverà al punto tale da poterci riuscire. Forse questa Tinted Rock è quello che sto cercando. Two of Diamonds, doppi soldi. Va bene. Callo. Non ci facciamo danno quando camminiamo sulle spine. Questa era Judgment. Possiamo tenerci questa. Raddoppiare i soldi quando sarà necessario. Adesso che non ho soldi, mi darebbe solamente 2 centesimi. E purtroppo ancora non ho avuto il cuore blu che volevo. E penso che non lo avrò mai. L'unica speranza è che il boss mi dia un health up. Vediamo qui dentro che c'è. Facciamolo, perché no. Telepill. No, paralisi.
Va bene, la cosa peggiore che potesse succedere. Forse solo Bad Trip poteva andare peggio. E visto che qui dentro ci sono due boss, facciamo così. Ecco il boss, non la usiamo. Se no, usciremo tra 20 anni da qui dentro. Non so davvero se voglio resettare questa run. La tentazione è forte, ma cercheremo di andare avanti. Forse qui c'è la stanza segreta. Ok, almeno questa l'ho presa. Un sacco di soldi. Non sprechiamo l'unica chiave che abbiamo. Usiamo una bomba. Per quasi comprare la Black Candle. Ma visto che questa run sarà quasi sicuramente resettata, io mi avvicino un po' al mio obiettivo dei 999 centesimi. Ma giusto un pochino, poi non me lo fa fare. Bad guess. Utile. E vediamo il boss. Monstro. Avrei dovuto usare la carta per raddoppiare i soldi quando ne avevo 13. Non ci ho pensato. Complimenti. Ah, già, era spaventato e quindi è saltato nello stesso posto. È stata colpa mia per non averlo notato. L'ho schivato come se fosse normale, ma non lo era. E quindi a questo punto siamo essenzialmente spacciati. Odio quando Eden spawna senza cuori rossi. Niente, il tap. 3 casse rosse, va bene. Poteva andare peggio. Poi dipende da quello che c'è in queste casse. Solo ragni. Ottimo. Proprio l'inizio che vorrei. Tinted Rock. Ha funzionato. È la prima volta che mi capita una Tinted Rock dietro la statua del diavolo. E sono contento che sia venuto in video. Magari questa è una run fortunata dopo tutto. Posso ancora sperarlo. Catacombs. Non è malaccio. Poteva essere. Caves sarebbe stato meglio. Ma sono comunque piani leggeri. Sì, vabbè. Ok, sto zitto. Vabbè, il fatto è che questi qui sparano dove vogliono. Quindi non c'è proprio un modo preciso di prevedere quello che faranno. Posso solo sperare che decidano di andare da un'altra parte rispetto a me. Loro no, però. Loro sono antipatici e basta. E Little Haunt non sta facendo il suo lavoro alla maniera corretta. Ora sì. Spaventalo però. Forza. Ok. Una bomba. Non che mi servisse. Abbiamo trovato la stanza oggetto. Per fortuna ho deciso di cambiare direzione. E speriamo davvero che questa mi aiuti in qualche modo. Perché finora non sono proprio entusiasta. Mi sono appena ricordato tra l'altro che ho non Dark Bomb, ma come si chiama lui? Non mi ricordo. Il tizio che mi segue, insomma, che vuole i soldi. Mi sono dimenticato di farglieli prendere nella stanza segreta di prima. Un altro famiglio, evidentemente in questa run è l'unica cosa che posso avere. Famigli. Tutti. Dice una Tinted Rock. Vicino a un fungo che magari mi darà Magic Mushroom? No. Ed è un'altra Tinted Rock con dentro una di quelle. L'unica che abbiamo avuto finora. Non lo so. Non mi sta molto convincendo. Ok, andate a quel paese. Corpo, fai qualcosa, per favore. Non mi dire che si è... Ok. Ehi, più o meno ha funzionato. Minimash, speed and range. Praticamente le uniche statistiche che mi sta potenziando dall'inizio. Ho fatto la stessa identica cosa del Roid Rage. Questa stanza è... Ma non capisco perché sia così. Cioè, se non sto volando, come faccio a far esplodere? Vediamo così. Funziona. Perché l'ho fatto da questo lato e non dall'altro? Sono un cretino. Vabbè. Almeno adesso so che posso farlo. Solo soldi. Abbiamo trovato il boss. Dovrei cercare di fare qualche altra stanza nella speranza di recuperare le forbici, ma non penso che succederà. Mi sa che nel negozio ho già fatto tutto quanto con la macchina delle donazioni. Quindi questi soldi che ho non mi servono a granché. L'unica speranza è che ci sia BFFs. Visto che abbiamo un sacco di famiglie, almeno potrebbero essere potenziati. Non sarebbe male come idea. E adesso mi ricorderò di usare Two of Diamonds prima di comprare qualsiasi cosa nel negozio.
Pestilence. Ok. Corpo, fai il tuo lavoro. Mentre io vado a nascondermi da qualche parte. Complimenti. Ho apprezzato molto il tuo lavoro. Palla di cerotti. Un altro famiglio. In questo caso un orbitale. Che va dando la contatto a bloccare lacrime. È un motivo in più per cui volere BFFs. Proviamo verso il basso. Eccolo lì, infatti. Ok. Incrociate le dita perché è l'unica cosa che può salvarmi in questo momento. No, non c'è. Ok, userò comunque quello. Compro il soul art. Compro la chiave perché è una scelta saggia e me ne vado. Magari al prossimo piano possiamo ancora sperare. Vediamo che c'è qui su. Niente. Complimenti. Un po' ritardato quel colpo. Qui abbiamo una cassa normale. Ma sì, dai, facciamolo. Per una bomba. Ne è assolutamente valsa la pena. Quanto tempo ci ho sprecato su questa run? 10 minuti. Sto ancora considerando l'ipotesi di resettarla. Finora non è granché. E ho già raggiunto l'obiettivo, cioè far bloccare la macchina delle donazioni. A questo punto, che io vinca o che muoia, fa poca differenza. Stiamo giocando esclusivamente per il divertimento, quindi non mi sto divertendo granché. Vedremo. Non posso avere sempre run super potenti. Quindi, dai, vediamo fin dove riusciamo ad arrivare. Se dovessimo morire, faremo una challenge veloce. Così risolviamo il problema. Andiamo verso il prossimo piano e speriamo bene. Quanto a statistiche, come sto messo? Danno ancora di base, fire rate di base, solo velocità e range sono aumentate. Va bene. Se è questo che vuoi, io non posso far nulla. Catacombs 2. Va bene, anche questo poteva andare meglio, ma faremo finta di nulla. Tu muori, grazie per la chiave. Sono contento di essere ripassato alla modalità normale dopo tanto tempo. Muori. L'arcade non penso ci possa essere utile in nessuna maniera, quindi non so perché sono entrato. Voi dovete morire, per favore. Ok. Che bello avere così tanti drop di chiavi. Di nuovo questa stanza? Questo è quello che avrete da me. Mi spiace. Questa pillola è range up. Che bello avere più range. Vediamo adesso come va. Ah, è quasi normale. Anzi, forse anche un po' più del normale. Ovviamente, dopo tipo 4 potenziamenti, mi sembra anche il caso di averlo decente. Non dovevo sparare. Fantastico. Avere Magneto e contemporaneamente il tizio che vuole i soldi non è esattamente la strategia migliore, perché i soldi semplicemente mi vengono addosso, non posso farci nulla per prendermeli. Questo mi piace. Store credit, posso comprare una cosa nel negozio completamente gratis. Sempre nell'ipotesi che nel negozio non ci sia grid. E quindi abbiamo detto addio, anche su questo piano, all'idea di avere BFFs. E non mi piace questa cosa, per niente. E io ho preso i soldi ancora una volta senza lasciarli al mio amico. Forse io ho bisogno di soldi più ancora di lui. Terremo questo, va? Anche se, no, ho così tanti soldi che non mi serve. Posso comprare quello che mi pare. Poi sono rimasti solamente 2 negozi. Quindi non penso che ci sarebbe molto che voglio comprare. Uno degli oggetti migliori l'ho già saltato, cioè la candela nera. Non so cos'altro potrebbe esserci di utile. A parte ovviamente quello che sto cercando. BFFs. Hive Mind. Perché Hive Mind è un altro oggetto che vale sempre la pena di prendere. Per ora, visto che si carica giusto giusto, possiamo andare dal boss. E poi cercarci la nostra stanza oggetto. Stavolta mi sono ricordato, gli ho fatti prendere a lui i soldi. The Hollow. Morirà molto velocemente. Non so cosa ha creato quella troll bomba all'entrata. Sinceramente.
È una Angel Room. Buono così perché tanto non potevo fare niente. Ovviamente è Dead Sea Scrolls. L'oggetto più inutile del mondo. Un effetto random. In questo caso quello della pala. We need to go deeper. Terribile. Davvero terribile. Forse il peggiore di tutti gli oggetti nella pool della Angel Room. Non capisco perché sia lì dentro. È solo per farmi sprecare tempo e risorse. Ah. Maledizione. Ripeto, questa run non sta andando per niente bene. Stanza oggetto, posso vederti per caso? Tu, pensa a rompere quella Tinted Rock. Ti lascerò in vita finché non lo farai. Ci sei quasi? Bravo. Diciamo che è una fortuna che il mio danno di base non facesse completamente schifo, perché adesso è ancora lo stesso. E dal prossimo piano comincerà a essere un po' patetico. Forza. Una chiave, grazie Magneto. Un altro famiglio, non ci credo. Ma scusami, ma davvero? Segnatevi questo seed. Quando volete fare una run solo famigli, eccovelo. Non serve a nient'altro questa run, davvero. Robo Baby, lo posso controllare io. Con i tasti per sparare le lacrime. E nient'altro. Su questo piano non mi è rimasto più nulla da fare. Ho già preso il famiglio che mi spettava, quindi c'è più niente che posso fare. Magari questa pillola, sì, carta. È buona, ma la risposta è comunque no. Vai Robo Baby. Bravo. Possiamo andare via. Che devo dire io? Complimenti per tutti i famigli. Abbiamo fatto 4 piani e abbiamo 4 famigli. Cioè, davvero spettacolare. Più la palla di Cerotti, ovviamente. Depths 1. Buono, almeno non è Necropolis. Vai Robo Baby. Non mi interessa. Possibilità di respawnare come Lazzaro. Nel caso dovessi morire, mi pare. Forse no. Non mi ricordo qual è l'effetto di questo trinket. Sicuramente non quello che ho appena detto. Ma non mi interessa, preferisco il callo. Cervelli, niente di problematico. Nel tentativo di usare Robo Baby mi sto dimenticando di sparare io, che è un problema. Petrified Poop. Non so se vedremo molte cacche su questo livello. Nel caso tornerò indietro per prendermelo. Faremo finta di non avere Robo Baby perché sennò va a finire che non sparo più io ai nemici. Vai via. Ah, qui possiamo usarlo. Mi nascondo contro il muro mentre lui fa il lavoro al posto mio. Golden Key. Ok. Motivo in più per visitare il negozio. Anche nel caso sia Grid. Non ci perdiamo nulla. Anzi, ci guadagniamo soldi. Che non mi servono a niente se non posso accedere ai negozi, ma fa niente. Tu sei ancora vivo e la cosa non mi piace. The Sun. Ah, questa magari può essere più utile. Fa vedere l'intera mappa del piano. Fa danno ai nemici nella stanza. E restituisce praticamente tutta la vita rossa. Che noi non abbiamo e non abbiamo mai avuto. Perché questa è Eden in Blue Baby Mode. Immaginavo che sarebbe stata una stanza senza uscita. Ci ho preso. Mini boss piuttosto semplice last. Quindi non mi spaventa per niente. Range up perché ne avevo bisogno. La zecca è un trinket che rimuove il 15% di vita dalla vita dei boss. Ma che non mi posso togliere, quindi faremo finta di non averla neanche vista. Aia, non avevo visto il tizio là sopra. Colpa mia. Dai qui. No, grazie. Loro ci metterò un po', ma li ucciderò. Forse con la palla di Cerotti faccio prima. Ma il champion sicuramente no. Lui non voglio farla avvicinare troppo. Un altro famiglio. Perché? Perché sì. 5 piani, 5 famiglie. Mai vista una cosa del genere, giuro. Grazie per la bomba. Carta utile, Death.
No, non è una carta utile. Io ho lasciato una bomba, non so perché. Piggy bank non mi serve a nulla. Prenderò la vita e me ne andrò. Questa pillola cos'era? Paralisi. Ah già, quella che mi ha fatto colpire da mostro. Questa è una delle run più brutte che abbia mai fatto. Sinceramente, mai viste cose del genere. Ovviamente quella è l'unica cosa che Magneto non attrae e che vorrei vedere tantissimo cos'è. Dai, forza, veloce, non posso perdere la giornata con te. Vieni fuori. Beh, e mi sono fatto comunque colpire. Ottimo lavoro. Qui useremo Robo Baby, perché non ho voglia di sparare a tutta questa gente, non avendo le lacrime spettrali. Forza. Robo Baby, è vicino a te, attacca. Oh mio Dio, i famigli ritardati pure. Ed ecco il boss. Facciamo con l'orbitale, va. Se no ci mettiamo 200 anni. Tutte le chiavi del mondo. The Cage. Vai corpo, io mi nascondo. Fai tutto quanto al posto mio, per favore. Robo Baby, vai anche tu. E vediamo un po' cosa otteniamo adesso. Assolutamente nulla, se non il nostro primo cuore rosso, che a questo punto è anche leggermente inutile. Però finalmente abbiamo aumentato una statistica, cioè Tears. Anche prima avevamo avuto la Torn Photo. Ok, ma il danno è ancora quello iniziale, quindi non va molto molto bene. Non so quale futuro ci sia per questa run. È rossa, non posso resistere. E più o meno ha funzionato. Non so se ho preso danno o meno. Penso di no. Anche se mi è spawnato letteralmente addosso il boss. Faremo finta di nulla. Ci ho comunque guadagnato da questa stanza. Secondo boss è The Husk. Ok, facilissimo. Via, ragno. Nessuno ha chiesto la tua opinione. Ok, abbiamo finito qui. Un'altra chiave. Per fortuna stiamo giocando in modalità normale, quindi le chiavi esistono. Questa è stata colpa mia. Stavo cercando di scappare, mi sono infilato da solo nel problema. Ma questi nemici sono tosti, mi colpiscono sempre. Quelli con il collo allungabile. Fanno certi scatti davvero notevoli. Manca l'ultimo. Ah no, ce ne sono un paio ancora. Fatto. Tinted Rocks. Nessuna. Un Horseless Headman. Si può fare. Se si ferma, grazie. Arcade non mi serve. E neanche questa stanza. Allora, che famiglia troveremo in questa stanza oggetto? Magari Little Brimstone? Non sarebbe male come idea. Potrebbe essere il primo addirittura utile che abbiamo. Vediamo un po'. Sicuramente da questo lato, visto che non mi è rimasto nient'altro da vedere dall'altra parte. Chi c'è ancora vivo? Voi. Odio quando salta una ripetizione. Ok, le forbici sono cariche. Non che mi servano a niente in questo momento, ma è buono a sapersi. Lei mi serve morto. Grazie mille. Ho così tante chiavi, perché non farlo? Ah, ci ho pure guadagnato un cuore nero. È una bomba. Qui ci sono delle mani, devo fare attenzione alle ombre sotto di me. Ce n'è ancora un'altra. Quando muore? Questo è il problema di avere il danno basso che ho. I nemici adesso ci vuole tanto ad ammazzarli. Ah, questa carta mi piace, mi porta nel negozio. E la useremo adesso. Allora, abbiamo la Sharp Plug, che non voglio usare. Humbling Bundle. Penso che prenderemo il cuore. E visto che questo è l'ultimo negozio, prendiamo anche questo. Tanto i soldi non ci servono più. Adesso ogni volta che troveremo un cuore, una chiave, o dei soldi, o delle bombe, saranno sempre due, non una. Ho sbagliato, mi sono incastrato. Stavo cercando di guardare Robo Baby e mi sono fatto colpire. Colpa mia. Riprendiamoci la carta di The Sun.
Sì, va bene, lo farò. Tammy's Head. No, grazie. Spara lacrime in quasi tutte le direzioni. Quella è carta The Magician, lo sapevo benissimo cos'era. Vabbè, fa niente. Eh no, stavolta abbiamo Speed e Shot Speed. Statistiche che non mi servono assolutamente a niente. Ero già abbastanza veloce, il mio Shot Speed era già abbastanza elevato. Ho bisogno di danno nel caso tu non te ne fossi, non te ne sia ancora accorto. Eh no, evidentemente non se ne è accorto. E questo è un problema. Vorrei aprirla ma non ho bombe. Forse riusciremo a rimediare presto a questo problema. Puoi morire per favore? Quanto tempo ci ho messo? 23 minuti. La boss rush ovviamente non esiste. Ma non avrei neanche potuto farla con questa build la boss rush. Sarebbe un suicidio. Niente bombe purtroppo. Va bene. Possiamo andare da mamma. Non c'ho più niente da fare. Corpo, fai qualcosa? Visto che ho la palla di cerotti, io me la vedo così. Come sempre, in realtà. Ultimamente sto facendo sempre così. Ma perché lo scontro con me è abbastanza difficile. Specialmente quando si ha poco danno come me. Niente Devil Room, niente Angel Room, niente di niente. Prendiamo la Polaroid e andiamo a schiantarci contro qualcuno nell'utero, perché moriremo sicuramente in questa run. Non ci è capitato niente di buono. E sono sicuro che moriremo. Quindi, nella prima stanza possibile, usiamo The Sun, almeno vediamo la mappa. E adesso sono aperte... Ci ho sperato davvero. Ma cosa doveva essere se non bombe? Davvero avrei potuto sperare in qualcosa di utile? Perché mai? Sono così forte che non ho bisogno di cose utili. Guarda che danno che faccio a Loki. Riesco manco a capire se lo sto colpendo o no. Anche perché la maggior parte penso che lo stia facendo il piccolo Haunt. C'è ancora un terzo. Vorrei avere delle bombe ma non ce le ho. Quindi dovremmo fare alla vecchia maniera. Complimenti ancora. Sono tentatissimo da farmi uccidere adesso. Senza allungare il brodo, perché oramai è chiaro che questa run deve morire da qualche parte. Io ci posso provare, ma se il gioco non mi dà proprio niente di utile... non posso mica fare i miracoli. Devo andare qui sotto. Questa stanza è relativamente semplice. Se loro non se ne vanno troppo in giro. Mancano ancora un paio. Eccolo lì, uno. L'ultimo dov'è? Qui. Ancora chiavi. L'unica cosa di qui ho dozzine. Oh mio Dio. Qui verrò colpito sicuramente. Plurimamente anche. Bene, al prossimo colpo sono morto. Senza danno questa stanza è difficilissima. Di solito quando si arriva a questo punto questi nemici quasi si sciottano. Non è il mio caso, evidentemente. Non so perché sto andando verso la Curse Room, visto che adesso non ci posso più entrare. Va bene, siamo morti, non mi dispiace per nulla. Visto che oramai abbiamo passato tanto tempo, faremo la challenge che mi è stata richiesta un po' di tempo fa. Cioè, dov'era? Questa qui. Spero che prima o poi mi capiti di avere questo setup anche in un run, vera. Abbiamo entrambi i technology e homing shots. Buono, davvero buono. Dead Cat. No grazie, perché non voglio rimanere a un cuore adesso. Ma sarebbe interessante. Questa la prendo volentieri. C'è un cuore blu, eh. Forse lo prenderemo, Dead Cat. Non so come funziona con technology. Quindi non so se diventare gappi ci servirà a niente. Ma siamo forti, quindi mi spaventa poco. Parto con... No, nessun damage up. Solamente i due technology e Spoon Bender. Ok. La cosa è fantastica perché l'effetto di cercante è davvero potente. Più che con qualsiasi tipo di lacrima. Ok.
Una dime. Buono. Ovviamente non avremo nessun tipo di senza oggetto, ma i negozi sì, quindi i soldi ci fanno più o meno comodo. Sono felicissimo di avere questa stanza, o meglio, di avere questo setup di oggetti in questa stanza, perché altrimenti ci avremmo messo un sacco di tempo. Muori, grazie. Speriamo che non ci capiti The Haunt. Ok, Widow. Widow è decisamente fattibile. Specialmente perché il raggio curva tra i nemici, e quindi anche se spawna ragni, posso colpirli senza far fatica. Cuore rosso ci serve relativamente a poco. Andiamo a prendere Dead Cat, visto che quello lì ci aumenta la vita. Essenzialmente restiamo a due cuori. C'era anche un cuore blu là sopra, quindi non sono molto spaventato dal prendere questo oggetto. Vediamo qui dentro. Magari c'è un altro cuore blu. No. Un altro centesimo, per favore. Non ho bombe. Maledizione. Volevo davvero prendere la Champion Belt. Mi lascia con un cuore intero, vero? Ok. Ho avuto quasi paura per un momento. Questo è mio. E possiamo andare al prossimo piano. Dove, se tutto va bene, e dovrebbe andare bene, otterremo anche un patto col diavolo. Non sono molto spaventato sulla mia vita. Prendi qui. E andiamo. Davvero un peccato per quella Rank on Eden. Penso che nel prossimo episodio ci proverò di nuovo. Non mi serve l'arcade. Visto che non mi serve a nulla fare run diverse per il momento. Sono ancora in attesa che il gioco venga aggiornato. Prima o poi succederà. Anche per noi su PS4. Non capisco perché questo odio nei nostri confronti. Grazie mille. Penso che andrò a controllare il negozio anche tra un po'. Soprattutto adesso che ho 15 centesimi. Magari otterremo un altro oggetto utile. La Black Candle. La prendo, sicuramente. Rimuova le maledizioni da questo piano e da tutti i piani futuri. E mi dà un cuore nero. Quindi è un ottimo oggetto. Pin. No, The Haunt. Ci ho provato. Ma non dovremmo avere problemi con questa run. Facciamo abbastanza danno. Colpiamo entrambi i tizi assieme. Anche lui. In tutta sicurezza da lontano. Visto che abbiamo tecnologia ricercante. Lo faccio di lato perché è più efficace. Non devo spostarmi insieme a lui. Posso farlo come mi pare. Basta stare fermo. Se mi colpisce, non mi interessa. Ho abbastanza vita da potermelo permettere. Quello lo prenderemo tra un po'. Pentagram, molto volentieri. Brother Bobby, può tenerselo. Vai con questo. Speed up. È range up che però non interessa, visto che abbiamo technology. E il nostro range è già infinito. Mentre l'altro oggetto, era Pentagram, ci ha aumentato il danno. Il che mi fa molto molto piacere. Grazie per i soldi. E non c'è più niente da fare. Possiamo proseguire. Purtroppo non ci è dato di sapere cosa c'è in quella stanza con i due lucchetti, perché non ho due chiavi. Ma fa niente. Se facciamo un buon tempo, visto che ho già completato questa challenge e non mi serve completarla di nuovo, potremmo anche pensare di fare la boss rush, tanto per divertimento. Vediamo qui. Ok. Ne è valsa la pena. Volevo un'altra chiave. L'ho ricevuta. Non ho paura dei nemici, sicuramente. Guardate che bello. Prima o poi mi capiterà. Anche con Brimstone avremmo lo stesso effetto. Sinceramente è quello che speravo di vedere dalla Devil Room. Ma facciamo ancora in tempo. Prima o poi potrebbe capitare. Mi è capitato una volta sola di avere Brimstone con lo Spoon Bender. Ed è stata una partita divertentissima. Non vedo l'ora che ricapiti. Vediamo il negozio. Il compass, se posso, passerò a prenderlo. Mi fa vedere le icone nelle stanze, senza farmi vedere dove sono situate effettivamente. Ok. Qui è molto semplice, con gli homing shots. Come dappertutto, però. Qui particolarmente. Va bene, si sono suicidati. Mi sta bene così. Chad. Chad è fantastico. Perché come tutti quanti i boss che sono
con più sezioni. Prende danno 3 volte da Technology se lo colpisco frontalmente. E quindi sarà molto facile ucciderlo. Lì c'è una Tintedrock nell'angolo. L'ho vista, non vi preoccupate. Diavolo! Ok, prendiamo anche questo, anche se non ci serve. Ogni due stanze ci dà mezzo cuore. Abaddon rimuove tutti quanti i nostri cuori rossi, cioè uno in questo caso. Ce ne dà 6 blu. Ci aumenta il danno, ci aumenta la velocità e fa sì che le nostre lacrime possano spaventare i nemici. È uno degli oggetti più belli, secondo me, che sono stati aggiunti nel gioco. È anche tra i più forti che ci sono nel patto col diavolo adesso. Visto che abbiamo anche Technology 2 che colpisce i nemici, mi pare 10 volte al secondo o una cosa del genere, le possibilità di spaventare i nemici sono praticamente altissime. Andrò nella Course Room, perché no? Non ne valeva la pena, ma non mi interessa. Ho 80 vite e posso permettermelo. Qui c'è un'altra Tintedrock con tantissimi altri soldi. Adesso possiamo comprarci il compass. Last, dove vai? Ah, è spaventato. Mi spiace. Effettivamente non ho una bella faccia. I found pills. Va bene. Niente di dannoso. Possiamo andare al prossimo piano. Dopo aver comprato l'oggetto che voglio, ovviamente. Che è questo qui? L'altro era lo starter deck. Trasforma tutte quante le pillole del gioco in carte. E mi fa portare 2 carte. È abbastanza buono. Ma in questo momento preferivo avere la possibilità di vedere più o meno la mappa. Andremo... No, non vado nella Curse Room adesso perché non ho bombe. Appena ne avrò una, la userò per quella tint... Non posso spingerlo abbastanza in tempo. Quindi all'angolo c'è una Tintedrock che non posso prendere. 4 chiavi? Ok. Fate. Ora voliamo, abbiamo un Eternal Art. E basta. Ripeto, voglio una bomba. Volare è molto molto utile in questo gioco. Quindi è uno di quegli oggetti che si prendono subito, Fate, senza pensarci. Ok. Vediamo un po', magari una Telepill. No, mi ha cancellato la mappa, maledizione, e mi ha alzato la vita. Ora spero di avere un patto col diavolo per potermi liberare dalla vita. Ah, ma tanto la Polaroid non ci serve a nulla perché non dobbiamo proseguire. Questa challenge finisce a mamma. Purtroppo, perché sarebbe divertente poterla continuare. Ok. Non ne è valsa la pena. Almeno ho riavuto la mia chiave. Anche se il tempo che ho sprecato per batterli tutti non mi verrà restituito. L'ho spaventato. Giusto in tempo me ne sono accorto per cambiare traiettoria. Tutto sommato, il nostro danno non è eccezionale. Perché Technology 2... lo abbassa del 35% se non sbaglio. Ma comunque, avendoli entrambi, non si sente molto il problema. Complimenti, l'ho sbagliato completamente. Anche questo. Va bene, posso smetterla di fare schifo? Forse sì. Va bene. Poteva andare meglio, ma poteva anche piovere. Stupida cosa che ho detto. Voi potete morire. È fantastico spaventarli in questo momento. Che poi posso colpirli tutti quanti contemporaneamente. Con i raggi dei cercanti. Manca solo l'uno. Ok. Non mi ricordo da che parte era il boss. Quindi andrò un po' per tentativi. Mi interessa anche il negozio, visto che ho quasi 15 centesimi di nuovo. Ok. Evidentemente era dall'altro lato. Di qua. Ok. Ma non andare contro le rocce. Come vuoi tu. Fai quello che ti pare. Ecco qui il negozio. Ho abbastanza chiavi da potermelo permettere, non è un problema. Dentro però non c'è nulla che mi interessi, quindi prenderemo questa e ce ne andremo. Il boss è di qua. Eccolo qui. Fallen, ottimo. Mi darà sicuramente un oggetto da Devil Room.
E ho già detto cosa vorrei avere di questo genere di oggetti. Vedremo se il gioco mi ha ascoltato mentre parlavo. No, non mi ha ascoltato. Il nostro primo oggetto da usare, Necronomicon. Collare di Gappi, ombra di Giuda. Prenderemo il collare. Questo è... niente. Scappa. Ok, l'ombra di Giuda non mi interessa, non posso neanche prenderla adesso. Mentre il Necronomicon ogni 6 stanze mi fa fare, mi pare, 40 di danno ai nemici nella stanza. Quindi non è malaccio, ma non è neanche terribilmente utile. Depths 1, mancano ancora un paio di piani. Poi purtroppo questa magnificenza sarà finita. Manca lui. Ok. Due amichetti. E vai qui dentro. Niente di utile. Possiamo andare direttamente alla boss a questo punto. Spero che sia da questo lato. Spegniti. Sì, penso di averci azzeccato. Complimenti. Eccolo lì. Come ho fatto a fare? Vabbè. Fa niente. Non ho proprio i soldi per andare nel negozio, ma non importa. Voglio vedere che c'è dentro. Greed. Adesso lo so. E grazie a lui sicuramente nel prossimo negozio potrò fare qualcosa. Quindi, tutto sommato è andata bene. Hollow, semplicissimo. Altro su questo piano? Sembra di no. Possiamo andare. War. Comunque quel danno è pochissimo contro i boss. Facciamo molto prima sparando. Ecco perché non mi piace molto il Necronomicon. È utile solamente nelle prime parti di gioco. È contro nemici abbastanza deboli. Per il resto fa un po' schifo. Ma con War non abbiamo problemi comunque. Non ci serviva avere un oggetto che lo uccidesse al posto nostro. Cube of Meat. E andiamo all'ultimo piano. Qui c'è un mini boss. Voglio vederlo. Grazie, non mi serviva. Gluttony. Ci darà o cuori oppure un potenziamento di vita. In questo caso cuori. Quindi immagino che stiamo andando da questo lato. Ok. Ah, proprio così, subito subito. Come vuoi. Range up. Prendiamo questa, non ci serve a nulla. Potremmo scambiare vita per soldi, ma non abbiamo bisogno di soldi. E la nostra vita invece è piuttosto utile, come potreste ben immaginare da soli. La vita è una cosa bella. Colpisci da mano. Va bene. A volte il ricercante fa un po' schifo. Se avessimo lacrime spettrali sarebbe sicuramente molto molto più utile. Muori? Grazie mille per la collaborazione. Ora speriamo che nel negozio non ci sia Super Greed, perché potrebbe capitare. Ma non dovrebbe? Ok. Ehi, possiamo uccidere mamma con un colpo. Che divertimento. Facciamo la boss rush, va? Sicuramente sarà più interessante quella di mamma. E speriamo in un buon patto col diavolo adesso. Addio. Era un po' che non lo facevo. Prendiamo questa. Così magari ci sarà utile contro la boss rush. No, perché Krampus. E quindi non posso scambiare la mia vita rossa. Maledizione. Non so cosa volere da Krampus. Non penso che mi sarebbero utili nessuno dei due oggetti. Quindi è solamente una perdita di tempo. Ma il tempo non ci manca assolutamente. Vediamo qui che c'è. Ludovico. Dici sul serio? Faccio l'esperimento. Non ho mai avuto Ludovico con Technology. Quindi solo per vedere com'è. Carino. Davvero carino. Wow. Lo spara comunque. Technology 2 viene comunque sparato. Interessante. È davvero una bella combinazione. Anche perché è ricercante, quindi la sagoma del raggio segue i nemici. Fantastico.
Quante cose si imparano? Non pensavo che avrei ricavato qualcosa dal fare questa challenge. Almeno un po' di conoscenza adesso. Ehi, addirittura un Eternal Art. Noi possiamo restare qua sopra, visto che voliamo. Niente, dovrebbe darci problemi. Sicuramente non Loki. Ah, il cerchio fa danno solamente all'esterno, all'interno no. Quindi volendo io potrei anche chiudermi dentro. E tipo far sì che tutti quanti mi passino intorno, facendosi male. Che è quello che di solito si fa con Brimstone, quando capita Ludovico. Pensavo che sarebbe stata simile, ma effettivamente è praticamente la stessa cosa. Forse un po' meglio, perché abbiamo gli homing shots, ma... No, forse sarebbe lo stesso anche con Ludovico. Sì, con Ludovico, con Brimstone volevo dire. Tu muori. Ora tocca un mostro. Ah, se sta esattamente al centro non viene danneggiato. Interessante. Vai con Chubb. E Gurdy. Qui ci vorrà un po' perché Gurdy ha un sacco di vite. Ma non... Non ci spaventa nella più minima maniera. Al contrario di questi due simpaticoni. Ma io posso restare qua sopra. Guarda quanto mi importa. Sì, vabbè. Complimenti. Mi ero dimenticato che a lui non interessa. Gish. Si intende. Mi ha sparato una bella mattonella esplosiva in testa. Dov'è finito? Ah, eccolo lì, era spaventato. Boom. Muoia. Ma non ci manca molto. Abbiamo quasi finito. Pin dovrebbe essere devastato da questa combinazione. E ancora 3 ondate, 4. Loro non mi piacciono, quindi faremo così. Ottimo. Dov'è il mio raggio? Eccolo qui. Mi ero perso la lacrima, tra virgolette, controllabile. Ok, dai, muori. Ora Death, War. E poi l'ultima, e abbiamo finito. Attenzione alle bombe. Death mi sa che è morto, è rimasto solamente il cavallo. Non più. War, vieni a giocare con me. Andata. Dove vai? Dove vai? Vieni qui. Dove Swordsman? The Fallen. Gli ultimi due nella nostra lista. Abbiamo ottenuto una merda. Va bene, non ci importa. Possiamo finire la challenge. Io spero che tutto sommato l'episodio vi sia piaciuto, anche se non ho fatto niente di utile. Questa challenge è davvero divertente. È un peccato che non possa proseguire più di così. Noi per ora ci salutiamo qui. Ciao a tutti, ragazzi.